Questa settimana è arrivato un pacco con gli insetti da pasto. Le colonie stanno crescendo di numero e il consumo di proteine si fa sempre più grande. Come ben sappiamo, la migliore e fondamentale fonte di proteine per le formiche sono proprio loro, gli insetti. Spesso sul gruppo Facebook ci si imbatte in discussioni in cui si cerca un loro sostituto o surrogato, ma non c'è niente da fare. Se si allevano colonie di formiche adulte, è necessario imparare anche ad allevare o mantenere a lungo gli insetti da pasto. Ok, ora vediamo cosa c'è nello scatolone. Questo è Aquagel, il mezzo con il quale fornisco da bere ai miei insetti. La trovo una fonte di idratazione pratica da usare, una confezione equivale a 25 litri d'acqua. Questo è il primo dei 4 barattoli di Drosophila Idei. Sono ottimi come insetti da pasto per le formiche, considerando l'enorme percentuale proteica, che è circa il 70% del proprio peso. Queste sono Drosophila selezionate, non volano, è una varietà comunissima tra gli allevatori di anfibi, rettili o pesci. Ci sono anche una seconda scatola e un sacco. Anche questi contengono insetti. Nel sacco ci sono un migliaio di Blatta lateralis. Lo so, possono sembrare tante, ma avendo colonie in continua crescita e fornendone una cinquantina a settimana, non si riesce a fare in modo che questi insetti si riproducano ad un ritmo sufficiente. Quindi è necessario agire in modo che non si vada sotto scorta, acquistandone un certo numero. Le sistemo nel loro setup, che consiste in una scatola di plastica dei bordi alti, con cartoni per le uova che fungono da nascondiglio e posizionati verticalmente per mantenerli puliti. Come puoi vedere, è una sistemazione molto semplice e se vuoi sapere come si allevano blatte, in descrizione e qui in alto il link del video. Nella scatola invece ci sono grilli Acheta domesticus. Anche questi sono circa un migliaio e il loro setup è a grandi linee simile a quello delle blatte. Assolutamente indispensabile chiudere con un coperchio. Nell'ultimo aggiornamento di questa mia colonia di Tetraponera rufonigra, riflettevo sui motivi del loro decremento numerico. Di fatto ci sono stati pesanti perdite e un quantitativo di prole davvero scarso. Cercando di capirne le cause, mentre discutevo con un amico, abbiamo considerato tutti i fattori che potrebbero portare a questo problema. Alimentazione non adeguata, parassiti, stress, temperatura, umidità non corretti. Siamo giunti alla conclusione che si tratta di una specie prevalentemente arboricola, ma che proviene da un luogo che per la maggior parte dell'anno mantiene un gradiente di umidità molto elevato. Da qui l'idea di trasferirla in un nido in gas beton, più facile da mantenere idratato. Già alla seconda settimana mi sono accorto che qualcosa è cambiato, decisamente in meglio. La colonia sembra essersi adattata bene al nuovo tipo di nido che, a differenza del precedente, in legno, mi permette di aggiungere acqua 3 volte a settimana. Le pupe si sono sviluppate, ci sono nuove operaie, ma il miglioramento della colonia diventa evidente guardando la covata. Ci sono uova e larve in vari stadi di crescita e noto anche un livello di attività maggiore nelle operaie. Ora provo a fornire loro un po' di drosofile. Come ho detto prima, è una specie attera, quindi non vola ed è l'ideale per le colonie in provetta e per quelle specie dallo spiccato istinto venatorio, come Tetraponera rufonigra. Non è la prima volta che fornisco loro del cibo vivo, ma è la prima volta che do loro delle drosofile. Fornire insetti vivi a questa specie è indispensabile.
queste formiche hanno un senso della vista molto sviluppato e la loro caccia si basa proprio sul movimento della preda. Più volte ho detto che non accettano insetti morti, non suscitano interesse. Ho notato che anche le blatte suscitano maggiore interesse quando continuano a muoversi anche se già abbattute. È davvero suggestivo assistere alle battute di caccia. La precisione e la determinazione di queste formiche sono innegabili. In questo caso possiamo vedere che non c'è alcuna chiamata di reclutamento. Ogni operaia punta una preda e la tampina fino alla cattura. Essendo prede molto piccole, le drosofile non vengono smembrate, ma portate direttamente nel nido e date in pasto alle larve. Ma non prima di averle definitivamente rese inermi, in modo da evitare che scappino o che creino scompiglio all'interno del nido. Ogni cacciatrice fa ritorno al nido con la preda. Come sempre, oltre alle proteine, non manco di fornire carboidrati, sciroppo di zucchero invertito, in un semplice tappo, per dare alle operaie le energie che servono. Questa è la situazione dopo 4 settimane. Uno sguardo più attento al nido mi ha permesso di valutare il miglioramento di questa colonia nell'ultimo mese. Sono davvero tante le nuove larve e la regina sembra in perfetta forma. Si vedono nuovi pacchetti di uova appena deposte. So che ci vorrà del tempo, ma voglio sperare di continuare a vedere dei miglioramenti. Meglio non dimenticarsi che anche l'arena, come il nido, va inumidito regolarmente. Ecco il momento che tutti abbiamo atteso, l'assegnazione del premio per il giveaway dei 10.000 iscritti. Prima di iniziare vorrei ringraziare tutti per aver partecipato, ed anche se alcuni commenti erano fuori tema, la maggior parte di voi ha dato risposte davvero particolari. Ecco la classifica degli 86 partecipanti. Davvero grazie e complimenti a tutti. E soprattutto un tante congratulazioni al vincitore. Fino a qui il video è stato crescendo di novità, ma guardate un po', c'è una nuova scatola da aprire. Ricordate la sorpresa di cui vi ho parlato nel video precedente? Ebbene, eccola qui. Si tratta di un'altra colonia. È una specie primitiva di formica, tipicamente nota per il suo comportamento aggressivo. Questa specie di formiche preda un'ampia varietà di insetti e piccoli roditori, e anche anfibi se ne ha la possibilità. È una specie che in natura razzia i nidi di altre formiche per rapire la covata con cui nutre le proprie larve. Vi presento la mia nuova colonia di
Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.